La Città della Luce è un progetto che nasce nel 2006, e quest'anno compie 20 anni. E attualmente siamo circa 20, nel 97. Ecco. Già, perdo colpi la vecchiaia. Quindi nasce nel 96, quest'anno è il nostro ventennale che festeggeremo e celebreremo appunto a Trecastelli, siete tutti invitati ovviamente. È costituita da 25 membri attivi, più ci sono più o meno una quindicina di persone, nonne e bambini che vivono, convivono con noi senza ovviamente però lavorare all'interno, ma vivendo della convivialità e condividendo gli spazi comuni. La Città della Luce nasce da un sogno che è quello di migliorare, cambiare, evolvere questo pianeta. E quindi è un sogno che si è materializzato, è nato come progetto da corsi di Reiki e di crescita personale in generale. E questi corsi univano talmente tanto che piano piano la gente ha iniziato a non andarsene dopo il corso. Quindi la comunità si è formata un po' spontaneamente e nel tempo è cresciuta fino ad arrivare ad un giorno in cui si sono detti i fondatori: caspita, siamo una comunità. Quindi facciamo una comunità. Dopo 10 anni di comunità è arrivato l'ecovillaggio, appunto dal 2006 siamo nelle Marche, inizialmente eravamo a Turbigo e con questo poi si sono aggiunte tante persone, adesso c'è una grande voglia, un grande entusiasmo, nuovi progetti che arricchiscono il progetto comune che è la Città della Luce. Ogni membro è chiamato appunto a far parte attivamente del progetto centrale, apportando il suo contributo con il proprio comitato, un comitato che è basato sulle sue scelte, sui suoi talenti e che rispetta ovviamente la nostra visione di crescita personale, di amore, di servizio al pianeta. Attualmente sentiamo molto forte il richiamo della natura, quindi ci stiamo adoperando moltissimo nel nostro lavoro basato sulla crescita interiore. Noi tutto quello che facciamo lo facciamo per crescere, quindi dalla terra ai corsi che teniamo, ai consulti individuali, alle api, eccetera, lo facciamo sempre in un'ottica di crescita personale, quindi ci definiamo ricercatori spirituali ed artisti. E come dicevo appunto, in questo momento sentiamo forte il richiamo della natura, il richiamo della foresta, quindi l'idea, l'intenzione è quella di salvare il più possibile le foreste che sono ancora in piedi e quindi una nuova porta si sta aprendo, nuovi progetti stanno arrivando e ecco, quindi è un bellissimo momento di grande amore, di grande unione. Negli anni siamo riusciti a creare un nucleo molto solido dove c'è un gran rispetto tra le persone e collaborazione, voglia di evolvere e di crescere. Saremo giù in fondo, molto altro ovviamente, grazie dell'attenzione.